Stasera presentiamo, Italia Medievale presenta un testo, un libro che è un saggio, che è appena uscito e che riguarda la nostra città. Milano e Bergamo è l'area nella quale si svolge questa vicenda. È una vicenda triste e dolorosa che riguarda Bernarda Visconti, figlia naturale di Bernabò Visconti. L'autore di questo lavoro, di questo saggio, che è costruito su fonti storiche e processuali, è Maurizio Giannetti, che molti di voi ho visto conoscono, ed è un ingegnere che si occupa, ama il Medioevo e quindi ha fatto questo lavoro di scavo, potremmo dire, su una vicenda che riguarda la nostra città, anche queste zone della nostra città. Io non la faccio tanto lunga, lascio la parola a Maurizio perché il tempo è tiranno, non abbiamo tantissimo tempo e quindi lascio a lui la parola e poi alla fine potrete acquistare il libro autografato da voi se volete e fare le domande sulla vicenda che lui racconterà. Grazie. Benvenuti, vi ringrazio della presenza e prima di tutto ringrazio l'Associazione di Culturanti Italia Medievale che mi ha incoraggiato a preparare questo lavoro e mi ha anche supportato nella sua realizzazione. Ma poi ringrazio moltissimo Urban Center perché per un milanese raccontare una storia di Milano in una location così bella e soprattutto a pochi minuti a piedi da tutta una serie di eventi che si sono di luoghi in cui sono verificati diversi eventi che vengono descritti in questo saggio, beh, è che è il massimo che si possa avere, quindi sono veramente contento di questa opportunità. Beh, diciamo che questa vicenda riguarda Bernarda Visconti, che è una figlia naturale, quindi non una figlia legittima, di Bernabò Visconti, che è stato signore di Milano nella seconda metà del Trecento. La vicenda si svolge tra la seconda metà del Trecento, del XIV secolo, e il primo quarto del XV secolo. Si svolge fra Milano e Bergamo, e come vedremo più avanti, non solo, sono altre le città in qualche maniera coinvolte. Coinvolge due casate, quella dei Visconti, che a noi sono molto noti, e quella che evidentemente per noi milanesi meno nota, di Suardi e Ruggeri, che è una casata di Bergamo. In realtà è una vicenda che sembra un romanzo, perché ci sono tantissimi spunti, abbiamo dei potenti e crudeli signori del tempo, Bernabò è uno di questi, ma non c'è solo lui, ce ne sono ben altri. Parliamo di matrimoni che non sono visti come unione fra persone che si amano, ma bensì come alleanze politiche per poter allargare i propri confini per evitare di fare guerra ai vicini. Parliamo di adulteri e di figli legittimi e naturali, parliamo di condanne a morte terribili e comparse di personaggi strani e parliamo anche di casate in lotta al proprio interno. E poi quello che dà il titolo a questo lavoro è una truffa quattrocentesca, come dico, che è estremamente importante, perché il fatto che ci fosse una truffa, una tentata truffa, ha portato ad un processo. Ed è grazie al fatto che c'è un processo che abbiamo delle testimonianze, degli atti processuali, qualche cosa di ben certificato. E quindi abbiamo delle realtà storiche che ci permettono di raccontare i fatti come sono realmente. In effetti, appunto per raccontare i fatti nella maniera in cui sono avvenuti, sono stati fondamentali due saggi. Il primo è di Pietro Canetta, che è un archivista degli istituti ospedalieri. Questo, vedete, alla fine dell'Ottocento, ha scritto un saggio in cui riporta moltissime delle deposizioni processuali di quel processo che vi ho raccontato, che deposizioni che sono state erogate quasi 50 anni dopo gli eventi. E poi un secondo saggio di Angelo Mazzi, che è stato il primo storico di Bergamo e che, utilizzando il saggio precedente, continua la storia e ci racconta dei fatti che hanno avuto riportanti cadute su Bergamo e sui territori circostanti. Ho voluto utilizzare proprio le deposizioni dei 15 testimoni di questo processo per raccontare la vicenda, quindi la vicenda è proprio raccontata dalle voci dei protagonisti perché era la maniera che mi sembrava più vicina a entrare un po' nell'ambito di questa vicenda. Qui vediamo un po' la suggestione dei Visconti, se no non si capisce com'è la vicenda.
Diciamo che i Visconti cominciano a installarsi a Milano con Ottone. Ottone viene nominato arcivescovo di Milano nel 1262, come vedete, ma per 15 anni non riesce assolutamente a poter entrare a Milano, perché Milano in mano è dell'attore. In realtà farà comunque l'arcivescovo appoggiandosi all'esterno della città. Finalmente nel 1277 riesce a riunire un esercito tale da poter battere i delatori che erano un po' la parte popolare, mentre Ottone rappresentava un po' la parte nobiliare della città, nella battaglia di Desio. E a quel punto Ottone, sia arcivescovo di Milano, contemporaneamente diventa, coi fatti e non nelle parole, signore di Milano, perché riesce a fare una politica pacificatrice, cioè non si abbandona a vendette e quant'altro, riesce a mettere bene assieme la città, tanto che via via si avvicina di più alla parte popolare, tanto che il suo nipote Matteo I diventa capitano del popolo, quindi sulla parte popolare, e poi alla fine diventa signore di Milano. Ci sarà una piccola interruzione con un rientro, diciamo, dei delatori, ma il periodo sarà abbastanza breve. Dopo Matteo I, per quello che è appunto la successione, abbiamo Azzone, di cui vi ho parlato prima, a proposito di Barabiano, dello Staffile di Sant'Ambrogio. E quindi ad Azzone seguono i fratelli Luchino e Giovanni, che regnano assieme, anche se era più in mano a Luchino, diciamo, il potere. Alla morte di Luchino lo prenderà Giovanni, e alla morte di Giovanni il potere passerà nelle mani dei nipoti, cioè di Matteo II e Bergamo, che è appunto il nostro riferimento, Galeazzo II. La dinastia proseguirà fino a Filippo Maria, che poi morirà nel 1447, e quindi dal 1277 al 1447 si considera la durata della dinastia dei Visconti, da cui poi passeranno, come sappiamo, di Sforza. Qui abbiamo una visione di questo che è il quartiere. Vediamo San Giovanni in Conca, dove si trova. Vicino c'è la Casa dei Cani, perché, come forse molti di voi sanno, lui era una delle passioni fondamentali di Bergamo: le donne e i cani. I cani sembra, no? Una fonte effettiva, non l'ho trovata, ne avete 5.000. Non li ospitava tutti lui, ma in una maniera molto simpatica li assegnava i vari cittadini, e che dovevano trattare i cani meglio dei loro figli, perché aveva addirittura una serie di soldati che avevano il compito di andare a controllare come erano tenuti i cani. Se i cani venivano trovati dimagriti, in cattive condizioni, beh, il colpevole rischiava anche la morte. Quindi una simpatica considerazione. Poi qui vedete appunto la Rocchetta, la fortezza di Porta Romana, e qui con questo bellissima rappresentazione che troverete nel libro, come spiegati in dettaglio tutti i vari numeri che sono indicati. Poi c'era la casa di Bernabò, la casa di Regina e la Rocchetta di Porta Romana. Fra le prime amanti di Bernabò vi fu questa Giovanna di Montebretto, che era una donna milanese, che abitava in Porta Vergellina, nella contrada detta la Torre dei Morigi, di cui ancora vi è la Torre del Palazzo dei Morigi. E la zona dove si trovava questa casa è qui nella zona delle Cinque Vie. E Bernabò, quando voleva andare a trovare l'amante, faceva questo percorso dalla zona Missori per intenderci fino alla casa di questa signora. Nel 53 nasce il primo figlio legittimo, che è Marco, e quindi è il primogenito, è una cosa estremamente importante. Contemporaneamente Giovanna, questa amante, dà a Bernabò una figlia, questa Bernarda, e le fonti dicono che egli si affezionò particolarmente a questa ragazza. E dato che la distanza allora evidentemente era consistente fra la sua casa e la casa di queste, della Giovanna e della figlia discreta, decide di fare alloggiare nella Rocchetta di Porta Romana, che era diventata ormai, come abbiamo visto in precedenza, la maniera di costituire una forte alleanza era con un matrimonio. E quindi Bernabò fa sposare la sua figlia naturale prediletta, Bernardo, come abbiamo visto, con Giovanni Sualdi, del ramo di Rogeri, che è figlio di Baldino, che è un altro importante personaggio bergamasco, e dà una dote di 7.000 famiglie. E qui, come ho scoperto, quando veniva data una dote, c'era dato impegno a qualche cosa, e in questo caso vengono dati impegni diritti sui fondi di Istria.
Strozzati, Calvino, Davide, Sacco e Conignola, che come vedremo comparire qui, non era poca roba, era veramente qualcosa di estremamente importante e di molto valore. E questo sarà l'oggetto un po' di quella che è la truffa che viene messa in piedi, occuparsi, prendere possesso di questi territori, di questi fondi che sono appunto impegno a Bernardo e poi a Bernarda. Quindi Bernarda va ad abitare a Bergamo, ma spesso con l'assenso del padre rientra a Milano nella Rocchetta. Qui ho messo un punto di domanda, perché? Ma diciamo che ci sono varie ipotesi su perché Bernarda, che ormai aveva un marito, aveva una sede stabile che doveva essere Bergamo, tornava spesso a Milano. Qui un'idea potrebbe essere: la ragazza si era abituata a una corte come quella di Milano e quindi le stava stretta quella di Bergamo. Altri dicono che l'interesse del padre per la figlia non fosse solo un affetto paterno. Di fatto, l'ultima volta che Bernarda viene a Milano è effettivamente chiamata dal padre, non si sa perché. Però qui, la nota del 17 gennaio del 1376, le fonti dicono che è colto in difetto del castellano con un bellissimo giovane. Un bellissimo giovane che è un giostraio, cioè uno che partecipa ai giochi di corte, e quindi una persona che tra l'altro aveva fatto fare delle belle figure per Bernabò. E Bernabò era affezionato a questo Antonino Zotta. Il fatto che ci sia andata a precisare è proprio perché, avendo avuto i documenti processuali, questi entrano proprio nel dettaglio degli eventi. Bernabò non è nella Rocca, in questo momento non è a Milano, è a caccia, ma viene subito informato, perché tenere nascosta una cosa del genere Bernabò, col carattere che aveva, che se l'interente ne fa un po' di tutti i colori, non era sicuro per il castellano. E Bernabò va su tutte le furie, e qui perché? Perché vedeva nella figlia un tradimento, come riteneva avesse fatto la madre, perché non aveva un interesse solo paterno. E chi lo sa, fa impiccare lo Zotta con una falsa accusa. Perché? Perché a quei tempi l'adulterio, se non era stato forzato, comportava per l'uomo una modesta multa in qualche fiorino, per la donna la pena di morte. E sì, di fatto Bernabò, che aveva fatto degli studi giuridici perché sembrava dovesse essere avviato alla carriera ecclesiastica, sapeva bene che non poteva far impiccare lo Zotta per un adulterio, ma in quel momento, come leggerete anche, era molto di moda la tortura, e quindi con la tortura si poteva fare di tutto. Quindi Zotta, in un modo o nell'altro, confessa qualche cosa, leggerete che cosa fa, cosa per cui poteva essere condannato a morte, bene, impiccato praticamente subito dopo. Maurizio ha un grandissimo merito, ha fatto un bel libro, ha fatto un libro necessario e ha raccolto con un gerundio che a me piace molto, cioè studiando, che non è più tanto abitudine, soprattutto per chi scrive due righe cosiddetti su internet, i leoni della tastiera, ha studiato un periodo, ha approfondito, e cosa che a me e a Italia Medievale piace tantissimo, per questo noi lo abbiamo appoggiato nella sua iniziativa e lo abbiamo pubblicato, proprio perché ha esteso i campi della conoscenza. Cioè non è facile, e non è stato facile secondo me, stando a Milano, parlare di Bergamo. Maurizio ha riempito veramente, con questo libro ha riempito un vuoto, perché noi siamo abituati a dire vabbè, andiamo al Castello Sforzesco, vediamo la statua di Bernabò Visconti, la statua equestre, sappiamo che c'era l'H dei Cani, così, ma non sappiamo le ramificazioni di interessi che aveva, che ha avuto questo personaggio, che comunque è durato più di 25 anni a Milano, anche con l'amicizia con la famiglia Suardi. Per questo Italia Medievale, tra virgolette, ti ringrazia, perché comunque non era facile parlare di Bergamo con personaggi così importanti. Ti ringraziamo perché sei sempre stato nostro amico e siamo veramente felici di averti organizzato questa presentazione, perché io comunque arrivo,
ti sento parlare e sono veramente contentissimo che sei uno dei nostri, come penso che voi siate stati contenti di averlo sentito. Io vi ho raccontato un po' la vicenda, sono a disposizione per domani, osservazioni. Questo può raccontare di tutto, ma ho cercato di pretendermi per darvi un quadro completo.